vai a un quiz, quelli di Amadeus, ti fanno una domanda: chi è l'unica squadra italiana che ha vinto in Europa? Sì, sì. Così, questa è domanda da quiz. Ah, unica squadra italiana che ha vinto in Europa. Certo, nessuno può dire niente. Certo, ha ragione. Cioè, fischia la fine, fischia la fine, arbitraccio. Stai calmo, Pinone. È finita, è finita, è finita. José, 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 no. Grande. No, grandissimo. Non ti voglio. Ha vinto l'Italia, vieni qua. No, ha vinto l'Italia. Vergogna. Ci chiamo la vittoria. Non ti voglio. Ma che vergogna. Non ti voglio. Non ti voglio, siamo campioni, siamo campioni, siamo campioni, 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 Mimmo, 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 campioni, Mimmo, campioni, Mimmo, campioni, Mimmo, guarda la lupa, conferenziere veramente di Europa, diglielo, conferenziere di Europa, è stagione da 10, non da 8, no. Da 10, da 15, da 10, da 15, devo dire che vince il premio faccia di, e non dico no, cosa, di Beppe di Beppe. Mimmo Pesce, che ha iniziato la trasmissione. Porta Napoli. Come è? Siamo campioni, siamo campioni. Il centro-sud, eccolo qua, il centro-sud. Cioè, Mimmo Pesce. C'è un rosicone, tutta la partita. Comunque, oh, l'unico. Che fortuna che avete. Ha detto che culo, che culo è vero. Ha detto più di una volta. L'unico che gli dà fastidio è Martinelli, non si capisce perché. No, adesso vengo da tutti, ma Mimmo Pesce, che all'inizio della trasmissione ha detto a Maccaro una coppetta. Qua ha vinto l'Italia. È un conferenziere, digli, sei un conferenziere. Sei un conferenziere. Sei un conferenziere. Conferenziere. Bravo, bravo, che cena tremenda. Complimenti a Vaccaro e alla Roma. Scusa, no, adesso a parte gli scherzi. Mimmo, apri la camicia. Mimmo, apri la camicia, dai, ti prego. Forza Napoli. Grande, grande. E vai. Questa soddisfazione, dai. Siamo campioni, grande. Guarda, guardate la camicia. Allora, c'è una rossa. Giallo rossa. Allora, no, complimenti alla Roma, ma adesso voglio fare un giro per scusi tutti voi. No, per commentare. No, complimenti alla Roma, facciamo ho detto. Un giro. Però voglio andare da ordine, Franco, che partita è stata? È stata una partita, diciamo, in cui ha riconfermato la sua caratteristica Mourinho. È riuscito in una delle rare azioni offensive a fare il gol. Dopodiché si è tirato dietro, è riuscito a difendersi. Devo dire che il Feyenoord ha sbagliato almeno 2-3 occasioni clamorosissime davanti alla porta, ha preso una traversa sulla parata di Rui Patrizio. Adesso giustamente la Roma festeggia, secondo me loro in questo momento sono davvero, come diceva prima Pino Vaccaro, si considerano quelli arrivati secondi nella graduatoria dei successi in Italia. In Italia, pensa a Roma e Laziale. Cioè, dopo lo scudetto, guarda lì che goduria a essere Roma. Guarda, ma io volevo fare una domanda a Pino Vaccaro. Ma non farmi per 20 anni la Roma ha avuto un giocatore eccezionale, no? Uno dei più forti che abbiano mai giocato in Totti. Italia. Totti. Quante coppe europee ha vinto Totti? Vabbè. No, domanda. Manco uno. Zero. Allora? Per far sì. Avranno detto neanche Totti è bastato per far vincere una Coppa Europea alla Roma. Allora la UEFA ha detto inventiamoci la Coppa dei Stratterberg, e allora la vedete. Ti rendi conto della sciocchezza che stai dicendo? Non è una sciocchezza. Scusa, la verità. Ma tu gli rispondi anche. L'avrebbero inventata quando giocava ancora. No, non ci sono arrivati. Invece a questo hanno livello. Hanno aspettato che finisse lui. Ma a questo livello. Così di aberrazioni, fare i soldi in tutti i modi, di far giocare le settime, le ottave, le none.
del campionato. Guardate la classe della Juventus che fa subito i complimenti alla Roma su Twitter. Grande società, grande società dell'Europa League, della Conference League, l'Inter, la Lazio. Adesso controllo, la Lazio li ha fatti. Vediamo, vediamo, vediamo. Ma non penso proprio. L'Inter ha fatto i complimenti al Milan. Il Milan ha fatto per il ranking, ci aiuta questo? Certo. Un casino. Certo. Tu non lo sai, ma è un casino. Te ringrazia la Roma che ti ha fatto semifinale. Semifinale l'anno scorso e oggi ha vinto Sì, perché hai vinto campionato, in realtà il ranking è basso. Allora, lo per il momento basso. L'Inter non li ha ancora fatti, ma sicuramente li farà. Vediamo se li ha fatti ma adesso li faranno tutti. La Juve è stata proprio... non hanno fatto l'email automatico manda alle 23 in automatico? La Juve il Milan non li ha ancora fatti, la Juve l'ha appena fatto. La Juve ogni volta che c'è una Coppa Europea manda, secondo me, di parte... Tanto sono lenti su alcune cose quanto sono veloci. Beh, comunque complimenti alla Juventus. No, scherzi vero, a parte, Walter? La stagione quindi è... Guardali, guardali. Friedkin, cosa vogliamo dire di scusa, no. Scusa Pino, qualcuno pubblica un tuo post nel quale dici la vinciamo, ma l'hai fatto prima? Sì, sì, prima. Sì, sì, l'ho fatto prima. No, ma io lo dicevo a tutti quelli che mi scrivevano, dicevo la vinciamo con due gol di scarto. La vinto con una, va bene, uguale. Però ha fatto delle parate, posso dire, perché Franco è stato un po' cattivello, è vero? No, no, ma è giusto, la partita... No, però dai, abbiamo nel, finale, sofferto. Nel finale un paio di volte la Roma ha rischiato... Però io ti dico una cosa, allora la stagione secondo me va comunque valutata... Cioè Mourinho questa coppa te la farà pesare. Ma giustamente. Allora lui, però tu devi valutare la stagione complessivamente, perché quando ci metti 15 partite partendo dal preliminare ad agosto... Ci sono, giochi sempre... non voglio esagerare... 30-40 mila persone che hanno invaso il palato della Libia. Sì, molto bello. Se tu ci metti la partita del gioco, non si riesce. Non si riesce. Uno parla da solo. Vai. Stiamo celebrando la romanità. No, ma se lui. Dimmi. Se tu giochi giovedì e domenica, non è facile gestire, secondo me, il doppio impegno se non hai la rosa per farlo. Perché la Roma ha 13 giocatori, 13 ne ha. Poi si è recuperato Spinazzola da 2 settimane, 10 giorni, ma prima di 13 giocatori. E lui è stato bravissimo perché ha portato la squadra in Europa League in campionato, facendo un passo in avanti rispetto a... e ha vinto una coppa. Cioè non vinciamo una coppa da 61, cioè è arrivato questo qui, il mago di Setúbal, ci ha portato la coppa. Cosa gli devi dire? Grandissimo il mago di Setúbal. Ma quello che ci domandiamo noi allora, è che tipo di coppa. Adesso te la facciamo vedere. Obiettivamente stasera vale solo un ragionamento. E cioè... che il calcio italiano dopo 12 anni di porta un trofeo è tornato a vincere di deserto, di desertificazione dal punto di vista del calcio europeo, stasera può esibire un successo. Poi l'ultimo trofeo europeo, perdonatemi, l'ultimo trofeo europeo che non è europeo, l'ultimo trofeo internazionale, perché poi è il mondiale per la dell'Inter nel 2011, se proprio vogliamo stringere il periodo di digiuno il più possibile. Non vinciamo l'Europa League e la Coppa UEFA, non la vinciamo dal 1999, era lo scorso millennio. Cioè comunque Walter, fatemi sentire anche Walter che poi lo devo salutare. Ma dopo parliamo dei finalisti, dopo i finalisti. È stato importante Mourinho, quindi alla fine ha portato a casa un trofeo internazionale e la stagione è positiva. Tanto qui a Roma sono già iniziati i caroselli, quindi si festeggia sicuramente. Io ti dico questo, io sono contento per Mourinho, perché ho avuto l'occasione di poterlo conoscere, stare con lui almeno 3 o 4 ore qualche settimana fa che è venuto qui al Bambino Gesù, e quindi ho conosciuto una persona totalmente diversa da quella che ero abituato a vedere in televisione le interviste. Magari Gianluca lo conosce meglio di me e anche Franco. Bambino Gesù 4 ore e ti posso dire è una persona insomma eccezionale da quel punto di vista, quindi sono contento che per quello. Bravo, quando sei così ecumenico, d'altronde Bambin Gesù tu sai che si chiama così perché sapevano che sarebbe arrivato lui a visitarlo. Aspetti, da Rossi, ha cambiato nome dopo. Ha cambiato nome veramente. È Bambino José, adesso si chiama Bambino José. Sì, certo. Allora, vi interrompo un attimo perché abbiamo ancora tutti i nomi caldi da vedere, altre novità di mercato, tra poco arriva Michael Cuomo, io saluto Walter Iacaccia. Ripartiamo subito, tra poco parla Mourinho, davvero una stagione... Diventa ma perché ce l'hai su con Pino Vacca? Ma perché non te ne fai una ragione su questa guarda lì, guarda c'è Seferin, ma sono contento per lui. C'è finalmente, guarda, io ho delle che immagini, bello, ho delle immagini Europa, sue lì, che bello, con quella bandiera noi sulla testa.
a testa in giù. Noi finalmente usciamo a dire, da questo recinto. Continuava a dire: questo recinto dentro abbiamo una squadra. Neanche i fuorigioco segnalano. Continuava qua. A dire: veniamo abbiamo una squadra di pipponi. Io li conosco i miei. Ma io so è che c'è questo un disastro. È così. Adesso per una volta sei contento, stasera sei felice. Grande allenatore. E io sono contento per te. Mimmo Pesce ha avuto invece la serietà, l'onestà di dire: l'avessimo vinta Napoli avremmo fatto una festa incredibile. Chi l'ha mai detto sta cosa? Chi l'ha mai detto una festa? Ma guarda che ci querelo. Ma avete sentito dire? Te. Mi avete sentito dire sta roba? Ma guarda che io mando in onda anche fuori ma onda. Ma che fuori onda, ma figurati. Ma tu sei veramente... Ma tu stai scherzando col fuoco. Ma io domani dico a Danna Cecconello di pubblicare ma, sui ma social. Ma tu pubblica quello che vuoi tu, io non ho mai detto niente, non mi mettere in bocca onda. Cose che non ho detto. Primo. Secondo, io adesso... Sta passando il concetto. Io adesso guardando questa serata tra di noi e guardando... tutto questo entusiasmo che io mi prenderei a schiaffi a due mani così mi darei schiaffi bravo, in faccia da solo dire perché ma perché sono arrivato uscito. Terzo e non sono arrivato settimo che facevo la Conference League no, sai a cosa? Schiaffi no, mi prenderei ti devi dire, tu ti devi a dire, schiaffi ti devi dire un'altra cosa a schiaffi perché io potevo vincere la Conference League e invece sono arrivato terzo e mi tocca fare tu la Champions League dovevi dire un'altra che cosa sfiga, a schiaffi tu mi dovevi prenderei. Dire un'altra cosa perché sono uscito dall'Europa League che potevo fare strada. Ma lascia perché? Stare, no, lascia stare. Io sto dicendo che è un peccato che Napoli sia arrivato terzo e che farà la Champions League e non poter arrivare terzo ma guarda che lui, guarda che lui lo dice, ma noi dovremmo... Ma perché è arrivato terzo? Dovremmo, perché arrivato terzo? Dopo questo perché? Trionfo, e si entra nella storia, trionfo, così. Secondo me dobbiamo ridefinire gli obiettivi delle squadre nel campionato. Certo. E questo è chiaro. Certo. E questo è chiaro. Certo, è chiaro. O tu arrivi primo e vabbè, fai la Champions League da testa di serie. O arrivi secondo e comunque prendi un premio molto pesante. Cospicuo. Ma a quel punto, dopo primo e secondo posto, meglio ottavo. Ottavo. Settimo ottavo. Perché tu ti giochi contro gli ottavi dell'Olanda, esatto. Gli ottavi del Belgio. Ma non è ma vuoi mettere ma l'emozione? Queste scemenze. Ma allora, so, scusa, ma vuoi scusa, mettere sono l'emozione? D'accordo. Posso, sono d'accordo. Posso, dai. E in più, vai di diritto in Europa Lazio, mi sbaglio. Michael, se posso, prego, però poi prego, no, visto che oggi avremmo vinto un titolo europeo. Scusami Martinelli, il Feyenoord è arrivato terzo alle spalle di Ajax e PSV sì, che arrivano sempre primi e secondi da sì tempo. Sì va bene oh sì. Ascolta Michael abbiamo tutti in semifinale la squadra che l'anno scorso ha vinto l'FA Cup cioè così abbiamo vinto contro quelli lì il Leicester bravo al primo turno abbiamo eliminato quelli che hanno vinto il campionato in Turchia cioè però vabbè ma tanto chi se ne frega tanto il Bodo Glimt ne avete poi solamente sei sai qual è la mia più grande goduria l'anno prossimo un italiano in Champions deve beccare il Bodo e gli deve fare un mazzo così. Ma scusami un attimo guarda voglio ridere una paura del Bodo ma scusami un attimo ma tra Eintracht ma sei vinto 3-2 tu hai vinto ma tra Eintracht e Rangers e Roma Feyenoord qual era la finale più prestigiosa Roma Feyenoord dai o no perché la Roma aveva perché adesso è la storia aveva un curriculum europeo no e allora scherzando. Ma scusa, ma il final sì però, ha vinto la Coppa Campioni il final. Sì, quando tu non c'eri, ma io ero un bambino appena trasferito a Milano che mio padre mi portava e sì, sì, tu ubriachi. Ma raccontine, era all'inizio di carriera, sì, ma ragazzi, sì, ma di che cosa stai parlando? Sì, ma così vinci sempre tu però, Ma è la verità. Perché allora io ti dico che Napoli ha vinto la Coppa UEFA. Vabbè, e allora. Scusa, tu sei orgoglioso di quella roba? Senti, no? se tu giocassi la finale di Conference League contro il Nottingham Forest. Sarebbe una bellissima finale. Ma ti rendi conto che il Nottingham Forest negli ultimi 30 anni. Non so neanche in che serie gioca. Ma scusa, ma perché io devo parlare del Nottingham Forest adesso? Perché ha vinto due Champions League. Ma chi se ne frega? Ma c'è il final che la squadra sempre ai vertici in Olanda. Ma quali vertici? Ma scusa. Ma il Tottenham, dove era il Tottenham? Era qua, eh? Il Tottenham era qui, è stato eliminato il Tottenham. Il Tottenham è uscito perché non gli hanno fatto recuperare la partita. No, era terzo, quando è uscito era terzo. No, ma non gli hanno fatto recuperare la partita. Che dobbiamo fare? Ho capito. C'era o non c'era? Ha perso col Nura. Ma sai che Conte ha puntato tutto sul campionato che gliene frega. Sinceramente, a Conte, cosa gliene fregava della Conference League? Guarda che bella. Tra l'altro è una bella coppa. È bellissima, guarda che è una bella coppa, Guarda, ma sai che veramente io chiederei, se fossi il Milan, farei ricorso e chiederei...
di giocare la Conference League l'anno prossimo. Te l'ho detto prima. Ma tu l'hai detto un attimo fa. Mi prenderei a schiaffi. Hai ragione, hai ragione. Mi prenderei a schiaffi da solo. Dico, ma è possibile, siamo arrivati terzi? Ma anche quel colore. Dovevamo arrivare settimi. Dovevamo arrivare settimi. La coppa in faccia. Quel colore verde pisello. È bello. Ma scusami. Questa novità. Ma scusami, ma Franco Ordine, quanto tra la Coppa Italia e la Conference, ma, cos'è meglio? Ma dai! Beh, insomma, adesso... Una europea! La Conference ha valore europeo, però. E allora, Martinelli, fatene una ragione. Allora, non sto scherzando. Ma lui brucia il peperone, no, ma non sto vedi? Scherzando. Ma sai che ti fa tutto il tempo il fatto? No, una vergogna. Diceva, prendeva il palo, guarda che culo Mourinho, continuava così, tutto il tempo. Ma non contro giura, la Roma. Giura che non è vero. Senti, la prossima follia, dillo dopo la pubblicità. Roma, a tra poco. Mourinho, a tra poco arriviamo.